Ciao a tutti, apro questo nuovo canale con un chance update. Innanzitutto mi presento, io sono Giulia, ho 23 anni e da un po' di tempo lavoro alle paste polimeriche. Inizialmente ho appunto iniziato questo hobby creando soprattutto dolci, quindi le prime creazioni che vi farò vedere sono incentrate su questo tema. Allora, vi faccio vedere innanzitutto uno dei primi braccialetti che ho creato un po' di tempo fa, con questa montatura perline e catenella, questo charm a forma di croissant e questi charm in metallo a forma di cuore e questa perla in plastica sfaccettata sempre a forma di cuore. Poi ho fatto un altro bracciale un pochino più natalizio, che ha questi due cupcake al cioccolato con glassa bianca e decorazioni natalizie. E poi ho aggiunto questi inserti in lucite, queste perle in plastica, il fiocchetto e dei charm in metallo natalizi. Poi ho fatto altri bracciali che sono questo con questi 4 biscotti che sono il batticuore al cioccolato, la gocciola, questo biscotto qua a forma di cuore e questo cookie. E poi ho alternato perle cerate bianche e oro a dei charm a forma di ala. Altri due braccialetti sono questo, semplice, con le perline, in vetro sfaccettate bianche, la glassa bianca, e sempre sullo stesso stile questo, che invece non ha la glassa bianca a forma di fiore ed ha semplicemente le striature al cioccolato e le perle sfaccettate sono marroni. Poi ho fatto due calamite. Queste due qua, questa fatta a forma di gocciola e questa fatta a croissant. Come vedete, col tempo ho modificato lo stile del croissant e oggi le faccio così. Infatti, le faccio tutte a mano e senza uso di stampi. Ed infine vi faccio vedere a tema dolce questa collana fatta a batticuore. È semplicemente una collana a pallini. A cui ho aggiunto questi due charm, uno con scritto Made with Love e l'altro con scritto Love, e il ciondolo, il charm, ha questa glassa al cioccolato con queste mezze sfere che rendono un po' l'idea di bollicine. Dopo aver fatto per un po' di tempo i charm a forma di dolci, ho iniziato appunto a dedicarmi alle doll. Inizialmente ho creato semplicemente una testolina, che è questa qua di Peter Pan, che ho cercato di riprodurre fedelmente, dandole quest'aria un po' appunto cartone animato. Ma poi mi sono resa conto che il mio stile andava più nel rivisitare alcuni personaggi in modo da presentarli un pochino diversamente rispetto al consueto. Allora, tutte quelle che vi faccio vedere oggi sono quelle che fino ad ora ho fatto, quindi so che hanno alcune imperfezioni. La prima che vi faccio vedere è questo scacciapensieri con queste piume verdi e queste perline che vanno dal verde al giallino, questa filigrana in bronzo e contrilli. Allora, come potete vedere, questa è stata la prima più o meno che ho fatto, sì. Sì, è stata la prima e ho cercato di farla un pochino più una trilli, un pochino più adulta rispetto a quella vera. Quindi l'ho fatta in questa posizione ho cercato di fare al meglio le ali che sono sì fragili perché comunque sono fini, però non si spezzano facilmente. E questi appunto i piedi e tutto. Gli occhi sono fatti in fimo. Poi ho fatto un'altra creazione che è questa. Questa qua era per omaggiare la festa della donna. E ho fatto appunto questa dollina su Cameo che ha come base una mimosa ed è appunto una dollina ispirata alla mimosa perché i colori ricordano la mimosa, il giallo, il verde, qua dei brillantini. Poi in mano ci ho messo una perlina gialla con dei chiodini a
pallina che ricordano un pochino la mimosa, appunto. E il tutto l'ho montato su una catenina con queste perle verdi e gialle. Ho deciso di ho cercato di riprodurre un pochino le dolline di Sarah Kay. Io non so se la conoscete, però sono appunto queste dolline qui. Ho fatto questa palettina che da appendere con questa bambolina che tiene in mano un girasole. Questo girasole qui e queste mezze perle. Sul cappello ho fatto un fiocchetto con una mezza perla e poi sempre su questo stile ho fatto questo portafoto con qua degli inserti in plastica. Qua invece ho messo questa dollina fatta in pasta polimerica e come vedete, non so se conoscete le creazioni di Sarah Kay, i disegni di Sarah Kay, comunque in genere lei li rappresenta molto più bambine. Io ho cercato di dargli questo aspetto più da adulta, ragazza, ecco. E ho fatto questa doll seduta con in mano un pulcino. Ultima creazione che vi faccio vedere è questa che ho fatto poco fa. Ed è dedicata ad uno dei personaggi che io adoro di più dello studio Ghibli, che è Totoro. E ho fatto questa dollina su Cameo, che è molto piccola, perché è 4 centimetri. Infatti, come potete vedere, c'è la differenza, è molta. E ho fatto questa doll appunto con il vestitino di Totoro e i nerini del buio. E poi ho montato tutto su questa collana pallini con queste perle nere sfaccettate che ricordano appunto i nerini del buio. Non so, mi piace come bambolina. Fatemi sapere se le mie creazioni vi sono piaciute e se avete delle idee da propormi, lasciatemi un commento qui nell'info box. Mi potete trovare anche su Facebook e Instagram. Infatti vi lascerò tutti i link nell'info box e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!